l'Accademia del Tuono Rosso da una parte, la Regione Siciliana dall'altra e poi le istituzioni private, le università, tutte assieme per valorizzare, promuovere e approfondire la conoscenza sulla tradizione storica del tonno e delle tonnare. Quindi una materia che presenta caratteristiche da un lato di carattere culturale, dall'altro di carattere economico, perché avrà inevitabilmente una ricaduta sul territorio. Mi sembra davvero una iniziativa originale e interessante in una terra come la Sicilia, dove la pesca e la lavorazione del tonno rosso ha scritto una delle pagine più importanti della storia economica dell'isola. Davvero un momento importante dove c'è un raccordo sinergico tra il mondo politico istituzionale e il mondo produttivo, il mondo che lavora e che produce, quindi azioni politiche amministrative che consentiranno a questo settore di fare un ulteriore salto di qualità per produrre reddito e futuro per la Sicilia e per i siciliani.